una testimonianza di emancipazione femminile attraverso il lavoro, la determinazione e la capacità professionale in un mondo ancora esclusivamente maschile. È quello che racconta il libro La Pripista di Loretta Lazzarini, la prima donna procuratore alle grida della Borsa Valori, presentato alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia. È stato un lavoro molto difficile, è stato molto difficile entrare in quell'ambiente perché era un ambiente esclusivo. Gli agenti di cambio erano una casta di quelli seri e tutti. Una donna, non della figlia o nipote dell'agente di cambio, che veniva da fuori, è stata accettata con tanta difficoltà. Molte le donne che non sono volute mancare all'appuntamento e tra queste madrina della serata Margherita Boniver, che incarna una lunga storia di impegno politico e istituzionale. Sono molto, molto fiera di poter in qualche modo contribuire a una serata di beneficenza. I proventi della vendita del libro di Loretta Lazzarini andranno evidentemente tutti alla ANT, questa onlus assolutamente meritoria e anche credo molto molto famosa, che merita tutto il nostro rispetto e tutto il nostro impegno. I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all'ANT Umbria, associazione molto attiva sul territorio di cui Loretta Lazzarini è volontaria. La caratteristica principale dell'ANT, che è la più importante, è quella di curare e assistere i malati oncologici a casa e gratis. La mia idea era dare tutto quello che potevo ricavato all'ANT, perché sono una persona che se fa una cosa la fa seriamente. Ho avuto anch'io questa terribile malattia, perciò so quanto le persone soffrono e mi piace dare un aiuto. L'associazione vive dunque della generosità dei cittadini e organizza diverse attività di raccolta fondi. Stasera è l'incomincio di queste manifestazioni, perché con il Covid eravamo bloccati, completamente bloccati, e adesso questa verrà un'altra, adesso c'è la campagna di Natale, la campagna di Ciclamini.